Alle sue spalle Corso Vittoria Emanuele, la via principale insomma. Per chi è nato e cresciuto nella nostra città questa era la via della Movida dove c'erano tutti gli studenti che passeggiavano, dove andavamo a fare diciamo, la passeggiata pre-cena e post-cena. Sentire questo silenzio... Eh, fa venire un po' i brividi e pensare che questo silenzio ormai lo sentiamo da tre anni, quindi eh, vogliamo assolutamente che il centro ritorni più presto a vivere come, come viveva prima del sisma. Un silenzio che parla di nostalgia e attesa, quella di passi, voci e luci nella città ducale dell'Appennino. Difficile interpretare un orizzonte temporale, la parte relativa alla perimetrazione da accordare con l'ufficio speciale per la ricostruzione dovrebbe considerare quelle porzioni di centro da ripensare per creare nuove uscite dal centro storico indispensabili in caso di emergenza, ma il primo passo sono le messe in sicurezza, fa sapere la nuova amministrazione comunale, sono passati quasi tre anni. Dalle scosse del 2016. A che punto siamo? Siamo un po' indietro, diciamo. Stiamo concentrando tutti quanti per eh, cercare almeno di mettere in sicurezza il centro storico e, dunque, ridurre la zona rossa, che attualmente è una delle zone rosse più grandi di tutto il cratere. Stiamo chiedendo ai tecnici di aggiornare i progetti perché i progetti per l'ambiente di sicurezza sono stati fatti subito dopo il sisma e quindi eh, con il tempo eh, alcune situazioni sono cambiate e quindi dobbiamo ri, eh, riaggiornare un po' tutti i progetti per poi appaltarli. Stiamo anche facendo una considerazione, stiamo chiedendo ai tecnici che hanno fatto i progetti di valutare se qualche palazzo eh, ha un livello operativo L4, e dunque può invece di essere messo in sicurezza essere abbattuto e quindi risparmiare un po' e accelerare un po' la ricostruzione. Ai varchi della zona rossa da tre anni il presidio dell'esercito, mentre proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Camerino che hanno ancora la loro sede in un container, un territorio ampio da controllare da Visso a Esanatoglia, dove insistono ancora diverse zone rosse post-sisma da tutelare per sventare gli atti di sciacallaggio. Parliamo di all'incirca 1000 servizi nell'anno del terremoto nel 2016 per passare a quasi 4000 servizi nel 2017 una media che si è tenuta costante anche nel, nel corso del, dell'anno del 2018. Si sta continuando, ecco, questi controlli hanno portato alla denuncia a piede libero di circa 90 persone e all'arresto di altre 8, quindi risultati da questo punto di vista ci sono stati. Ci sono state denunce, però mh, parliamo di dati che non sono assolutamente allarmanti. Nel 2019 possiamo parlare di circa 6-7 denunce, quindi non arriviamo nemmeno alla decina di denunce. Questo per sciacallaggio, appunto? Questo per atti di, di furto, furto mm -hmm. eh, quindi sciacallaggio. Può mancare uno specchio piuttosto che un, un comodino o un mobile, ecco quindi, non parliamo di, di furti di ingente valore economico. Il messaggio che io lancio alla popolazione è quello sicuramente di, di denunciare l'evento delittuoso nel momento in cui se ne viene a conoscenza. Quindi di evitare di non venire in caserma per, per la paura che la denuncia sia inutile. E evitare di pubblicizzare l'evento o la denuncia nel momento in cui viene fatta, perché altrimenti non avrebbe, avrebbe poco senso. Ecco, Quindi, tramite social. Però, esatto. E poi cercare quanto più possibile di fornire delle descrizioni dettagliate, che comunque vengono chieste in denuncia. È ovvio che. Quanto più vaga è la, la denuncia che viene presentata, più difficile è il nostro lavoro per cercare di ricostruire poi eventualmente chi è, chi è il colpevole.